personaggi che si incontrano nel negozio, lungo la strada, nell'ufficio vicino, e quindi è una perpetuazione del valore del presepe. Un presepe attualizzato che porta nell'oggi la Natività di Gesù è quello allestito per il settimo anno da Banca Cambiano nella propria sede fiorentina di Villa Fagan. Al posto dei personaggi tradizionali, sistemate nel giardino, le immagini di commercianti, imprenditori, ma anche personalità del mondo dello sport e della politica toscana, tutti riuniti attorno alla mangiatoia, ritratti da artisti del gruppo Donatello, su progetto ed allestimento di Enrico Bandelli e Gianni Oliveti. Costituisce per noi un motivo di soddisfazione, in quanto anche nel periodo natalizio si ritrova un momento di unione, un momento di condivisione. Il giardino è costantemente affollato da persone, da bambini, da genitori che colgono l'occasione anche per così far apprezzare un presepe fortemente originale. Decine di ritratti, cui si sono aggiunti quest'anno quelli di Giorgio Lapira, il sindaco santo di Firenze, e quello di Gino Bartali. Mi sembra bello qui questo presepe che colloca la nascita di Gesù dentro la storia, e non la storia passata, dentro la nostra storia, per dire che c'è un eco che attraversa i secoli, i millenni, ci raggiunge con quel messaggio universale che invita gli uomini a vivere nella pace, che certo è frutto della giustizia, qualcosa a cui tutti dobbiamo collaborare con il nostro impegno e la nostra vita, le nostre scelte, i nostri stili.